Siamo con Associa Insieme Rivara, gli ideatori del Festival del Gelato, una manifestazione che già dalla prima edizione è partita con il piede giusto. Luciano Gais, presidente dell'Associa Insieme, ci racconta com'è nata questa idea del Festival del Gelato Italiano. Buongiorno, allora il Festival del Gelato è nato da un'idea che mi è venuta e l'ho esposta dentro Associa Insieme. Associa Insieme è un'associazione di ben 10 associazioni rivaresi, le raggruppa tutte 10 e lavorano per questi grandi eventi, per far conoscere il territorio, far conoscere Rivara più che altro. Devo dire che abbiamo fatto questa cosa, è venuta bene e per noi è stato un grande riscontro, però poi del gelato lascio parlare gli esperti. Grazie. Tira un po' il filo. Buonasera, io sono Alessia e sono stata coinvolta dal mio collega qui Marco, che adesso vi spiegherà bene perché è lui veramente l'ideatore. Che dire, il Festival di Rivara è aggregazione, divertimento e cultura. Ti piace? Mi piace, mi piace tantissimo, grazie Alessia. Io sono Marco Nicolino, ovvero fautore del gelato artigianale, quindi quando Luciano mi ha chiamato e mi ha detto vorremmo fare una festa del gelato, io non aspettavo altro e ho detto ok, però non faremo una festa del gelato ma faremo un festival del gelato italiano. Che cos'è il festival in due parole? Se ti piace il gelato artigianale è un posto meraviglioso dove tu puoi arrivare e fare un giro d'Italia, assaggiare i gelati d'Italia in un singolo posto, ma non solo il gelato classico, il gelato in tutte le sue forme: aperitivo con l'aperigelato, il gelato gastronomico, il gelato dolce, i gelati speciali, quindi senza zuccheri particolari, tutti anche senza, per le intolleranze, tutte queste cose, e anche del sociale, gelato per il sociale, quindi un qualcosa anche per aiutare in maniera concreta. Ecco cos'è il festival. Grazie. E sono tutti maestri del gusto, i rappresentanti torinesi e piemontesi che partecipano al festival, e questo è un sodalizio che c'è stato proprio dalla prima edizione, quindi non solo ottimo gelato, occasione di incontrare i maestri del gusto, ma veramente una cittadina e un'associazione che ha una marcia in più.